sul rialbo a Mergozzo della linea ferroviaria internazionale del Sempione Puntellato, dopo il tantan dei giorni scorsi su Facebook e le notizie riprese dagli organi di informazione e intervento del prefetto Lita, chiede al RFI di comunicare quali provvedimenti intende adottare con urgenza al fine di garantire la sicurezza lungo il tratto ferroviario interessato. Sulla questione il sindaco di Premosello scrive: ma in caso di alluvioni questi puntelli dove finiscono? È ammissibile restringere la sezione idraulica di un corso d'acqua in questo modo? Un autista di linea di VCO Trasporti vendeva biglietti falsi ai viaggiatori, lo ha scoperto la polizia, che aveva ricevuto segnalazioni dall'azienda. Alcuni passeggeri avevano ricevuto biglietti non regolari. Gli agenti hanno riscontrato che l'uomo, spesso in servizio sulla tratta Verbania-Premeno, incassava i soldi dei viaggiatori ma dava loro biglietti falsi che prelevava dal suo marsupio. Gli agenti hanno trovato nascosti nella cassetta del pronto soccorso del bus 95 biglietti contraffatti. A casa dell'autista, che è stato denunciato, sono stati sequestrati un PC e un hard disk esterno che si pensa venissero usati per contraffare i biglietti. La Regione Piemonte si attiverà per la bonifica dell'ex Bemberg di Gozzano, azienda tessile a suo tempo responsabile dell'inquinamento del lago d'Orta, chiuso nel 2009. Lo ha assicurato l'assessore all'ambiente della Giunta Ciri in risposta ad un'interrogazione del PD. Per il momento, ha detto Marmati, non sussistono elementi di criticità che permettano di inserire il sito industriale di Gozzano nella lista di interesse nazionale. In ogni caso, ci attiveremo con il Comune di Gozzano. Implementato il servizio di videosorveglianza Omenia, l'amministrazione Marchioni ha deciso di installare due nuove telecamere. Serviranno a scoraggiare i giovani vandali ad agire in città e ad aumentare il senso civico di chi è abituato ad abbandonare i rifiuti in strada, un problema annoso per il capoluogo cusiano. L'assessore Corbetta non ha dubbi, le nuove telecamere scoraggeranno comportamenti incivili. Tempo di bilanci di un anno di attività per il reparto carabinieri Parco Valgrande. Nel 2019 sono aumentati i controlli e l'attività di polizia e monitoraggio delle componenti ambientali. L'aumento dei controlli dei militari è dovuto anche al maggior afflusso di turisti nel parco. Nel corso dello scorso anno sono stati effettuati 2.151 controlli suddivisi per le diverse tipologie ambientali, per un totale di 499 persone e 221 veicoli.